Ogni pianta ha il proprio biocampo ed è molto più grande della pianta stessa, circa 1,5-2 volte. Il biocampo delle piante raggiunge la sua massima energia e dimensione nel periodo dal febbraio a metà aprile, quando è la crescita e lo sviluppo della pianta stessa. Nuove foglie e ramoscelli compaiono attivamente, il sistema radicale si rafforza e soprattutto quando la pianta inizia a fiorire. Certo, una pianta può fiorire in qualsiasi periodo dell'anno, ma la fase più attiva per qualsiasi pianta sarà la primavera, ovvero il mese di marzo. Le persone più sensitive possono imparare a sentire il biocampo delle piante e possono anche sentire dove la pianta appartiene energicamente alla casa. Non intendo in questo momento che alcune piante amano la luce e alcune l'ombra. Il fatto è che ogni pianta attiva o abbassa l'energia in casa, vale a dire il luogo o il settore della casa in cui si trova. Le piante le cui foglie sono dirette verso l'alto aumenteranno e attiveranno l'energia del settore. E se l'energia è cattiva, verrà attivata energia cattiva. Questo può causare deterioramento della salute, mancanza di risorse materiali, impossibilità di concepire un bambino e deterioramento delle relazioni. Se l'energia nel settore è buona, le piante con le foglie in alto miglioreranno le situazioni di vita. Quelle piante le cui foglie sono dirette verso il basso, rispettivamente abbassano l'energia buona o cattiva. Certo, per sapere esattamente dove mettere la pianta in casa e quale, sono necessari i calcoli che si usa in Feng Shui degli interni. Per coloro che non possono permetterselo o non hanno la conoscenza con un buon specialista di Feng Shui, l'unica cosa rimasta è imparare a sentire. Ci sono anche suggerimenti generali in cui potete fare a meno dei calcoli, ma la loro accuratezza richiederà comunque qualche osservazione. Allora, primo, queste sono le nostre cucine. In cucina il 90% potete tenere una pianta, ma in quale angolo della cucina dovrà essere? Si va al sentimento. Come? Guardate come questa pianta si adatta al luogo in cui si trova. Abbandonate tutti i pensieri e concentratevi solo su questa pianta. Fatevi una domanda: mi va bene che questa pianta sia qui? O è lì solo perché non c'è nessun altro posto dove metterla? Provate a rimuovere questa pianta da un certo posto per 5 minuti, dopodiché rimettetela a posto. Sentite la differenza, com'è meglio, quando c'è o quando non c'è. Potete anche fare così: se siete convinti che la vostra pianta è adatta a questo posto, ma c'è ancora qualcosa che non quadra, provate a cambiare la forma della pianta o a metterne un'altra nello stesso posto. Sostituite la pianta in fioritura con la pianta senza. Secondo, non si può tenere le piante vive dove dormite, soprattutto accanto al letto. Fa eccezione per quelle piante che emettono ossigeno giorno e notte. Non si può mettere e posizionare le piante nel luogo in cui l'energia entra in casa. Di norma, se avete un condominio, l'energia entrerà nel vostro appartamento attraverso la finestra. Di solito questa è la finestra vicino alla quale trascorrete la maggior parte del tempo e ci guardate fuori.
Questa è anche la finestra da cui si apre il panorama più bello, la finestra attraverso la quale l'energia entra nell'appartamento è chiamata centrale. Molto spesso le persone mettono non consapevolmente le piante sulla finestra centrale e quindi bloccano l'ingresso di energia. La posizione delle piante in questa finestra rallenterà con il suo biocampo l'energia in entrata in un appartamento o in un ufficio, che successivamente porta a una mancanza di vitalità, attività e benessere in generale. È bene posizionare le piante in lunghi corridoi, soprattutto se il corridoio ha due aperture una di fronte all'altra. In un corridoio lungo e rettilineo, l'energia viene accelerata e si ottiene una galleria del vento, si può dire un tubo aerodinamico che affatica la persona. Nel tempo questo si sviluppa in stati come nervosismo e rabbia. Posizionando una pianta al centro o, se il corridoio è stretto, contro il muro, si rallentano i flussi di energia troppo attivi all'interno della stanza. E quasi la stessa cosa accade se c'è un'altra finestra di fronte a quella finestra dove energia entra. In questo caso l'energia lascerà rapidamente la vostra casa. Entrando in un appartamento o in un ufficio, scompare immediatamente. Per evitare che ciò accada o che il deflusso sia inferiore, mettete le piante d'appartamento sul davanzale di una tale finestra. Questo era il canale Energia Vitale, mi chiamo Natalia, vi auguro buona fortuna e alla prossima!